Amici di Battista 70 phone oggi vi presentiamo Realme 12 Plus 5G e siamo più o meno al quinto smartphone della serie 12, per cui ne abbiamo veramente per tutti i gusti e per tutti i prezzi. Giusto del prezzo, vi volevo parlare. La versione 12512 è in vendita 8 .256 è a 4,19. La 8,256 a 3,59, ma se lo prendete su Amazon fino al 24 è in promozione a 2,99, e devo dire che è un prezzo interessante. Tenete conto che anche qui la memoria RAM è espandibile andando a prenderla dalla memoria interna. Di ulteriori 12 giga, per cui da 8 potete passare a 20 e devo dire che 20 giga sono più che sufficienti. Diamo un'occhiata, vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Confezione che, ovviamente, abbiamo già aperto, solita manualistica. Cover fortunatamente trasparente, non nera almeno si vede il terminale. Questo è un modello di test, di conseguenza, abbiamo l'alimentatore. A mettere l'adattatore da 67 watt e il relativo cavo. Una dotazione diciamo completa, almeno sindacale se così vogliamo dire. Ok dai, andiamo a vederlo da vicino. Allora questa è la versione Pioneer Green, altrimenti c'è anche la Navigator Beige che avete già visto anche sui terminali di fascia superiore. Costruito veramente bene, abbiamo questo retro in pelle diciamo vegana. Le finiture che già abbiamo visto anche sull'altra serie con questo effetto orologio di lusso, andiamo a vederlo, il frame è lucido, mi piace davvero molto. Come vedete è costruito veramente bene, la sua tripla fotocamera stabilizzata è anche scritto qua OIS, fotocamera di cui parleremo più avanti, andiamo a sbloccarlo, fingerprint oppure Sblocco col, col viso, un bel display AMOLED, un audio stereo, ricezione sempre ben presente in 5G, andiamo a fare la nostra solita chiamata 192121, Android 14, Realme UI 5.0. Siamo dal menu anche dall'App OPP, per gestire tutto online, scaricala e per qualunque domanda accedi alla nostra... accedi alla nostra, vabbè. Ha deciso di interrompersi, sì, ma non ci poco ci interessa. Il nostro solito brano NCS. Un audio di buona qualità, buona potenza. Devo dire che l'audio stereo si fa sentire, si fa apprezzare. Per il resto abbiamo la classica interfaccia che ben conosciamo. Andiamo a dare un'occhiata. Qui le solite informazioni sul dispositivo. Nel mi 12 Plus 5G. Come avete visto, abbiamo espanso la RAM di ulteriore giga. Versione Android 14. Insomma, è un terminale a cui non manca, non manca assolutamente niente. Un'occhiata al nostro solito video. Portiamolo tutto a schermo. Un bel display a OLED due colori ben contrastati assolutamente è un 6 pollici e 67 come potete vedere i colori rossi sono veramente molto molto vivi andiamo un pochettino più avanti proseguiamo un pochino qua sempre la stessa roba vediamo cambiamo un po' di colori cambiamo anche la scenografia ogni tanto che dire bel display bell'audio Assolutamente niente da dire. La fotocamera è una tripla fotocamera 50 più 8 più 2, wide, ultra wide e macro. Stabilizzata la cam principale, possibilità di riprendere video in 4K 30 fps, la frontale è una 16 megapixel con possibilità di riprendere video 1080p 30 fps. Allora, mh, qualche incertezza nel sensore principale. Le foto di giorno non sono particolarmente nitide, mi aspettavo qualcosa di meglio, quasi, quasi è meglio la grandangolare. Per quanto riguarda macro e ritratto, devo dire, bene, abbastanza bene la macro, qualche indecisione ogni tanto, però vabbè, dipende anche poi dalla distanza, dal soggetto. Ho cercato di fotografare degli insetti, diciamo che non è che stavano lì e si mettevano in posa per cui è anche una cosa diciamo abbastanza accettabile. In notturna c'è un po' di rumore digitale però devo dire in termini piuttosto accettabili, quindi una fotocamera di, di buon livello che però sinceramente non fa assolutamente gridare al miracolo. È uno smartphone che diciamo al giusto prezzo, alla giusta offerta secondo me ne vale la pena. A 419 euro sinceramente va a scontrarsi con altri terminali, che hanno caratteristiche simili, se non anche qualcosina superiori. Per cui direi: se vi interessa, correte ad acquistarlo perché ripeto, fino al 24 maggio è in offerta su Amazon a 2,99. Non state a menarvela per, per i giga perché comunque la RAM è espandibile virtualmente, di conseguenza non avete problemi di, di velocità. E in ogni caso, io l'ho provato in lungo e in largo. Cioè ho, ho giocato ad asfalto, ho giocato a. A tutti i vari miei giochi l'ho messo sotto torchio, non ho avvertito su riscaldamenti per cui secondo me 8256 a 299 euro è da farci più che un pensierino se avete intenzione di acquistare uno smartphone. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Batista 70 fonti.